Mauro Gaddoni è il delegato ANAC della Romagna e è qui insieme agli allevatori per consegnare al sindaco qui a Cesena, per così come avverrà in 35 comuni dove sono presenti gli ippodromi, per consegnare una lettera importante per voi naturalmente al sindaco di Cesena. Dunque questa lettera è stata consegnata sia al sindaco, a tutti i sindaci dove ci sono degli ippodromi in Italia. In più, come delegato ANAC della Romagna, quindi consegno una lettera da parte degli allevatori della Romagna, che poi rappresenta, diciamo, un po' tutti gli allevatori italiani, allevatori che da 80 anni, diciamo, hanno una tradizione, che anch'io poi sono un allevatore, una tradizione di allevamento, dove hanno speso soldi, sacrifici e, diciamo, tempo per creare delle strutture, selezionando delle strutture ippiche, selezionando cavalli che oggi sono tra i migliori al mondo, quindi riescono a vincere in tutte le piste, sia europee che americane. E purtroppo da 15 anni a oggi c'è una politica, diciamo, distruttiva nei confronti dell'ippica, la possiamo definire distruttiva in quanto i loro prodotti non sono valorizzati. Per me è una cosa drammatica, è quello che non dormo la notte, perché penso a quale cavallo devo chiamare il macellaio il giorno dopo, perché così non si va più avanti, e ucciderla non ce la faccio, non riesco più a dormire per le mie cavalle, perché questa è la mia vita.